Hai lasciato Manuel per strada? Ho lasciato Manuel per strada, sì. Accidenti. Fatto bene. Noi andiamo da qualche parte o siamo fermi in macchina? No, poi partiamo. Ah, ok. Intanto perché dovevo comunque accendere... Anzi, partiamo. Dovevo accendere la telecamera, fissarla e accenderla. Poi io ho scoperto oggi dell'esistenza di quella moda lì del cavolo, della gente che corre giù dalla portiera mentre la macchina è in guida. Preferirei evitarlo. Infatti, anche perché io sicuramente mi faccio del male. No, non vorrei sporcare la macchina di sangue, sai, è quello che... Già la macchina è lercia in realtà, anzi, è sporca di sangue fisicamente perché credo di aver ammazzato un paio di zanzare. Sono ben lieto di averlo fatto, tra l'altro. Noi dunque tiriamo sui finestrini, immagino. Non è necessario, insomma, se aumento la velocità sì. Però direi di cominciare con... Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, lui è Ale, del canale di Ale, che trovate linkato sul doobly-doo qua e sulla scheda qua. E questo è Diario di Viaggio on the road. Cominciamo. Sigla! Sta andando la sigla in questo momento. Sì, no, lascio sempre una pausa. Lascio una pausa, perché poi taglio, ovviamente, no? Ma adesso abbiamo la possibilità di chiacchierare in libertà. Come ho fatto con Baby Florio, se dovessi tirare dei moccoli o delle imprecazioni di vario genere le bipperò, perché tendo a dire che il mio è un canale per famiglie, gradisco che non ci sia troppo... Il tuo canale è un canale per adulti, voglio ricordare. Sì, dimenticavo. Con contenuti per adulti. Sì, sì, e anche per adulteri, nel caso in cui... Abbiamo seminato l'iPhone di Ale, probabilmente crescerà un albero di iPhone in macchina. Siamo tutti ricchi, allora. Sì. Argomentazione per questo video. Non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo, parliamo un po' del più, del meno, del pero, del diviso. Tu avevi in realtà lanciato l'idea di parlare di autostoppisti. Tu hai mai viaggiato in autostop? Forse. Può darsi che sia capitato una volta. Caspita, questa sì che è una risposta interessante. Non te l'aspettavi. Intanto una parentesi che gli ho detto prima, quando mi ha dato l'argomento, ho detto allora io ti lancerò una storia. Anni fa eravamo con un gruppo di amici, stavamo ritornando a Siracusa, da fuori Siracusa, a un certo punto vediamo un tizio alla fermata dell'autobus che ci faceva segnale, c'era brutto tempo, stava per cominciare a piovere, ci fermiamo e ci chiede disperatamente un passaggio perché ha perso l'autobus, il prossimo autobus passa fra un'ora e mezza, c'è una giornata giustamente bruttina, sai, per buona educazione, per gentilezza, gli dici va bene, venga su, eravamo tre in macchina, con lui quattro, eravamo in campagna e fossero salite le capre invece di questo signore, ci sarebbe stato meno cattivo odore in auto. Uno di questi amici non fumava, era della serie che se gli dicevi al telefono che ti eri acceso una sigaretta, quello per lo stress cominciava a tossire, anche se era al telefono. Cioè fu quello che quando l'abbiamo fatto scendere, sto ragazzo fa «qualcuno si accenda un sigaro perché bisogna disinfettare la macchina!» Io intanto prendo strade così di ricordi di famiglia, siamo a Trento, questa è la strada in cui ha vissuto la mia famiglia negli anni 50. Ma a questo punto raccontami questo forse. Ah, ma il mio autostop o quando sì, ho fatto fare... ho caricato su qualcuno? Lì c'è telecamera, lì c'è un microfono! Ma guarda, la mia storia del mio autostop non mi ricordo come andò precisamente tutta la situazione, so solamente che stavo camminando dopo una festa lungo la strada e trovai delle persone che conoscevo, dunque non era neanche effettivamente un autostop con persone sconosciute, e gli dissi «mi portate a casa?» e loro mi chiesero «perché?» e gli dissi «perché non mi ricordo con chi sono andato a quella festa e adesso sono senza un passaggio». Questa è molto semplice, dunque non c'è nulla, però mi ricordo che invece anche autostop non ero tanto distante da casa, però ero a quei 10-15 km e mi fecero il favore. Infatti a piedi sono un po' pesantucci magari. Abbastanza di notte, sì. La storia invece dell'autostoppista, ce ne furono due in realtà, ma... La storia dell'autostoppista sembra il titolo di un film horror. Stavo percorrendo la via Postumia, che è una via totalmente dritta, e a un certo punto c'era un po' di nebbiolina, dato che nelle zone in cui abito la nebbia la fa da padrona, vidi questa persona qua in lontananza che si mise in mezzo alla strada e iniziò a fare dei gesti. Ho detto «che cavolo è successo?»
ho rallentato. In realtà questo qua voleva un passaggio e si era buttato in mezzo alla strada. Calcoliamo, cioè faccio... Lì, la scena alla padre di Milhouse, componi 113 e quando te lo dico premi chiama. Ma il problema è che più mi avvicinavo poi vidi che questo qua aveva anche un pellicciotto addosso, era una persona dell'est Europa, penso, adesso non mi ricordo di quale provenienza era, e mi disse: mia figlia si deve sposare. E guardai e dissi: che cavolo sta dicendo? Perché non gli avevo aperto la portiera, avevo abbassato soltanto il finestrino. Sì, giustamente. Da quale parte vai? E ho detto: destino, cioè la strada era dritta. Ho detto: ovviamente da quella parte, verso un tal paese, verso una tale città. Tanto per non fare spoiler, sì, di sì, dove sì, stavo andando. Fa: ti ringrazio perché ti sei fermato, sei stata la prima persona che si è fermata. Ho detto: no, volevo dirgli, no, ti sei buttato in mezzo, cioè, alla strada. Se l'hai fatto con gli altri ti faccio i complimenti perché sei stato investito ma non porti i segni. E mi fa: mia figlia si deve sposare, devo andare in stazione dei treni a prendere un treno. Adesso non mi ricordo per quale destinazione, e dissi: oramai, ho detto, se non mi ha ammazzato in questo momento e non mi ha rubato la macchina, ho detto, mi posso fidare, anche se avevo un pellicciotto di quelli. Ecco. Se ci fossero degli animalisti direbbero: era vero animale o no, però, non lo so, magari non lo so. Era vivo l'animale. No, non era vivo, quello ne, ecco, sono certo. Lo caricai su e alla fine fu anche una discussione molto piacevole per quel poco con cui, cioè, cui dissi con lui. Arrivai a questo paese e lo lasciai giù, finita la storia. Cioè, però è proprio la situazione di come si era presentata, di questa persona qua che si era buttata in mezzo alla strada, due corsie, che cavolo sta facendo? Il mondo è bello perché è un posto molto vario, come dice qualche mio cliente, anche un po' avariato. E poi ufficialmente non so la vera motivazione per la quale l'autostop sia vietato. In alcune strade di percorrenza ad alta velocità, come le autostrade e le strade extraurbane principali, è vietato proprio per il pericolo di fermarsi mentre c'è lo scorrimento veloce, quindi principalmente per quello, perché c'è il rischio: o aspetta che mi fermo per quell'autostoppista e 15 auto dietro a 120 all'ora mi si spalmano una contro l'altra. Nel frattempo, informazioni turistiche, abbiamo passato il cimitero. Wow! A questo punto, per vendicarci, facciamo il giro largo e passiamo davanti al muse, quantomeno! La storia magari di non fare incidenti per non causare rallentamenti la posso capire e ci può stare, specialmente su autostrade tangenziali. Ma non so, è vietato in Italia fare l'autostop o...? Che io sappia no, cioè a parte le autostrade e le strade extraurbane non è vietato, principalmente lo si considera un'attività pericolosa, perché comunque non sai mai chi rischi di tirare su. Okay. No, perché so che in alcuni stati è totalmente vietato. Sì, ci sono posti dove, credo anche qua in Europa, dove è totalmente vietato, forse perché principalmente è stato troppo opera di rischi di incidenti, rischi di aggressioni, eccetera, ma su quello non ho mai approfondito più di tanto. Facciamo il giro e passiamo davanti al muse, dove e... non sono ancora andato. Ah, ok. Normale. È aperto da molti anni, sono molti anni che veniamo qua a Trento ma non ci siamo ancora andati, proprio per mancanza di una giornata da dedicare solo a quello. Abbiamo cercato di vedere se c'era qualche giornata di maltempo, solo che l'ultima volta che abbiamo visto una giornata di maltempo, che alle 8 abbiamo detto giornata perfetta per andare al museo, la fila per entrare al museo cominciava più o meno su questo livello, siamo ancora a 300-400 metri dal museo, proprio perché tutti i trentini hanno detto: ah, che giornata brutta, beh, andiamo al museo, quindi... E dunque, tirando una conclusione, scrivete nei commenti qua sotto, cioè nel suo canale, se avete mai fatto l'autostop, se vi è mai successa una situazione di autostop, se avete mai fatto vagabondaggio, ci può stare? Sì, sì, se vi siete mai ubriacati al punto da non sapere più neanche dove stavate di casa, magari... Scrivete quello che volete, perché a lui fa sempre piacere un commento, e noi ci vediamo nel prossimo video, perché ci sarà un altro video. Naturalmente, poi andate sul canale di... lo troverete linkato in fondo al video, iscrivetevi e commentate il suo canale, dite che vi mando io, oppure se venite dal canale ideale dite qua sotto che mi manda lui, o non lo so, che vi mando io sotto il mio canale, che vi manda Ale sotto. Fate quello canale, che volete, ecco. In poche parole, sì, molto molto tutto bene, tutto chiaro, perfetto, stiamo arrivando davanti al muse e vai.